Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Fashion in Milano. In questo tutorial vi mostro come realizzare il modulo Fashion Star. Ed eccolo qui, ho realizzato questo orecchino, ma volendo possiamo tranquillamente utilizzare questo modulo per realizzare un pendente con una collana lunga. Davvero si presta bene e poi è davvero luminoso. Ho utilizzato per questo modulo questo connettore a forma di stellina in argento 925 placcato in oro, misura 23 mm ed è manifattura Made in Italy. Lo troverete appunto sul sito Fashion in Milano, vi lascio in descrizione il link per l'articolo. Inoltre ho utilizzato queste bellissime pietre in radice di rubino da 4 mm, davvero molto molto belle e luminose, ve le straconsiglio. Poi ho utilizzato anche questo bellissimo perno a forma di cuore in zama martellato, davvero molto carino. Questo è il retro con la farfallina e di questi articoli appunto vi inserirò il link in descrizione. Poi ho utilizzato le perline due colorazioni di Rocaille 110, sono perline della Togo, e una colorazione di Rocaille 80. Come filo ho utilizzato un monofilamento da 0,16 mm e come ago ho utilizzato un pony misura 10. Vi ricordo che sul sito è attivo un codice sconto del 50% valido per tutti i miei iscritti. Vi lascio in descrizione il codice sconto e anche tutti i link dei materiali utilizzati. Buon tutorial! Primo passaggio da effettuare, andiamo appunto a fissare il filo, quindi basterà soltanto ripassare con l'ago all'interno della stellina. E poi con le due estremità di filo effettuare due nodini. Ed eccomi qua, fissato appunto il filo alla stellina con due nodini. Inserite due rocaille 110 sul vostro ago e le portate alla fine del filo. Ed eccole qua. Inserite l'ago esattamente sotto la stellina, ripassate l'ago all'interno. E ripassate anche l'ago in questa perlina, andando dal basso verso l'alto. Ed ecco qua. Ho fissato la seconda perlina. Adesso questo filo più corto vado ad infilarlo esattamente nella prima perlina. Ed ecco qua, in questo modo. Ovviamente non lo taglio, lo taglierò poi a fine lavorazione. Adesso per andare avanti con la lavorazione inserirò solo una rocaille 110, la portate sempre alla fine del filo, ed eccola qui, ripassate all'interno della stellina e inserite sempre l'ago dal basso verso l'alto nell'ultima perlina inserita. Ed ecco qua che ho fissato anche la terza perlina. Questo passaggio ovviamente si ripete fino alla fine. Vedete, in questo modo continuo a lavorare con la tecnica del brick stitch fino alla fine della stellina e ritorno da voi. Ed eccomi qua, ho inserito esattamente 35 rocaille 110. Questo è il risultato. Per ogni curva della stellina ho inserito appunto 7 rocaille. Questa è l'ultima perlina inserita. Vado ad unire i due lati, quindi io fuoriesco appunto da questa perlina. Inserisco l'ago nella prima perlina inserita e anche all'interno della stellina, in questo modo. Risalgo nuovamente in questa perlina, la prima, e tiro bene il filo. Questo è il risultato al momento. Adesso accantoniamo le 110 e inseriamo sul nostro ago due rocaille 80. Due rocaille 80 le porto sempre alla fine del filo ed eccole qua. Adesso con l'ago e col filo rientro sotto al secondo filo, cioè questo qui, non il primo ma il secondo, quindi rientrate soltanto sotto al secondo filo in questo modo. Rientrate con l'ago nella seconda 80 dal basso verso l'alto. In questo modo ho fissato la seconda perlina al primo giro. Adesso vado a fissare anche la prima 80, quindi ripasso anche nella prima 80 e ripasso anche sotto al primo filo, quello che abbiamo lasciato prima. E ripasso nuovamente nella prima rocaille 80 andando dal basso verso l'alto.
ritorno nuovamente nella seconda perlina inserita 8-0, quindi rivado nella seconda perlina e anche sotto al filo nuovamente, per poi ritornare di nuovo nella perlina dal basso verso l'alto. Di nuovo una locale 8-0, saltate questo segmento qui e rientrate nel segmento accanto in questo modo. Rientrate ovviamente nuovamente nella perlina andando dal basso verso l'alto e tirate il filo. Di nuovo una 8-0, entrate nel segmento subito dopo, cioè questo qui, rientrate nella perlina dal basso verso l'alto. In questo modo ho fissato le quattro perline, proseguo con questa lavorazione fino a questo segmento qui, poi anche in questo caso dove è presente appunto la curva interna della stellina, andrò a saltare questo segmento per poi andare direttamente in questo, proprio come abbiamo fatto qui in questo punto. Proseguo con questa lavorazione fino alla fine. Ed eccomi qua, inserito esattamente 30 rocaille 8-0. Questa è l'ultima perlina appunto inserita. Prima di andare a collegare le due estremità, prendete il filo quello lì corto, questo qui che non abbiamo tagliato prima, e ripassatelo anche nella rocaille 80 in alto. Vado a collegare i due lati, quindi ripasso anche nella prima 80 inserita e anche sotto al filo, e ripassate nuovamente dal basso verso l'alto nella rocaille 80. Il filo si ritrova ovviamente nella prima rocaille 8-0 inserita di questo giro. Ritorno nell'ultima rocaille 8-0 inserita e ripasso ovviamente anche sotto al filo. Risalgo nuovamente in questa rocaille dal basso verso l'alto, vedete in questo modo. Su ogni archetto avremo 6 rocaille 8-0. Sono 2, 4 e 6 rocaille per ogni punta della stella. Adesso mi ritrovo a far uscire esattamente dalla quarta rocaille 8-0. Vedete la seconda, la terza, questa è la quarta rocaille. Inserite sul vostro ago una rocaille 8-0, una pietra di rubino da 4 mm, rocaille 8-0 e rientrate con l'ago esattamente nella terza perlina andando dall'alto verso il basso, in questo modo. E tirate il filo, questo è il risultato. Ripassate direttamente nella seconda perlina, cioè questa qui accanto, andando dal basso verso l'alto. Quindi mi ritrovo a fuoriuscire esattamente dalla seconda rocaille di questo archetto. Inserite una pietra da 4, una rocaille da 11 e una pietra da 4 e inserite l'ago esattamente in questa perlina qui, che poi è la quinta di questo archetto, perché prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta, quindi mi rinfilo nella quinta perlina del secondo archetto e tiro il filo. Mi rinfilo anche nella quarta rocaille di questo archetto, andando verso l'alto. Ed inserite di nuovo la sequenza rocaille 8-0, pietra da 4 e rocaille 8-0 e rientrate nella terza 8-0 di questo archetto. Inserite l'ago anche nella rocaille accanto, che è la seconda di questo archetto. Andiamo ad alternare queste due sequenze fino alla fine della lavorazione. Bisogna soltanto inserire la sequenza questa qui dove è presente appunto questa rientranza della stellina e dove invece è presente la sporgenza della punta andremo ad inserire questa sequenza. Quindi faccio questo passaggio e ritorno da voi. Questo è il risultato. Ho inserito l'ultima sequenza che è questa qui, poi
Pietra da 4, locale 11.0 e Pietra da 4, mi sono infilata appunto in questa locale 8.0. Adesso risalgo in queste due locale 8.0, queste due, ed eccomi qua. Inserite una locale 8.0 e rientrate nella perla da 4 mm. Inserite un'altra locale 8.0 e rientrate nella locale 8.0 in basso. E anche nella rocaille 80, questa qui della base, vedete, in questo modo. Risalite nella rocaille 80 e nella perla da 4. Ripassate anche nella rocaille 110, in quest'altra perla da 4, in questa rocaille 80, per poi ripassare nuovamente in queste due rocaille 80 e andare ad inserire anche in questi due punti una rocaille 8.0 in questo lato e un'altra rocaille 8.0 in questo lato. Fate questo passaggio per tutte le punte della stellina. Questo è il risultato. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille 11.0 qui, posta appunto tra le due pietre. Inserite 4 rocaille 11.0 sul vostro ago e rientrate nella seconda e terza rocaille 8.0, queste due. Risalite in queste due rocaille 8.0 accanto, inserite altre 4 rocaille 11.0 e rientrate con l'ago nella rocaille 11.0, questa qui centrale. Fate questo passaggio fino alla fine del giro. Questo è il risultato. Questa è l'ultima sequenza che ho inserito, poi mi sono rinfilata in queste due 8.0, sono risalita in queste tre 8.0. Inserite 5 rocaille 11.0 sul vostro ago e rientrate nella 8.0, in questa 8.0. Ed ecco qua, abbiamo creato appunto il cappietto che ospiterà l'anellino. Adesso non ci resta che ripassare all'interno della lavorazione per andare a bloccare e tagliare il filo in eccesso. Ed ecco qui il modulo Fashion Star terminato. Ho aggiunto anche l'anellino e il perno in zama. Questo è il modulo terminato. Vi ricordo che potete tranquillamente utilizzarlo anche come pendente per una collana lunga. Io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino se vi va. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!